uso di internet in maniera educativa, insomma, attraverso la nostra proposta. Molti insegnanti sono interessati, entrano anche in alcuni programmi di formazione che abbiamo fatto e ne diventano, come dire, animatori e innovatori, insomma, cioè abbiamo ovviamente, chiaramente questo è un network dei bambini, però c'è un percorso anche per gli adulti, adulti che sono i benvenuti e che ci danno appunto i loro feedback dell'esperienza e ci raccontano e ci consigliano. Dopodiché, quindi siamo in Toscana, ma non solo, perché internet è senza confini, per fortuna, e abbiamo da oltre un anno un blog aperto in una scuola in provincia di Trieste, grazie all'iniziativa di una collega giornalista che lavora in un progetto di integrazione culturale, e il blog di questo paese, provincia di Trieste, è in doppia lingua, sloveno e italiano, e riporta appunto il lavoro dei bambini per integrazione dei bimbi rom di provenienza dal Kosovo. Per quanto riguarda poi, allora, quindi la scuola, ma non solo, la scuola e il territorio, perché una cosa interessante è che appunto al portale si può arrivare dai computer di scuola, da quelli di casa, ma anche da altri computer che la Regione Toscana ha messo sul territorio a disposizione del pubblico nei punti della rete PAS. Stiamo lavorando a un progetto che si chiama MyCamp e che appunto consentirà la formazione di volontari che nei punti di accesso alla rete